Cari fratelli e sorelle, pace a voi. Queste ultime domeniche dell'anno liturgico sono tenute insieme da un filo conduttore. Se vi ricordate, domenica scorsa abbiamo parlato delle 10 vergini con le loro lampade. Anche in questa domenica siamo invitati ad essere pronti all'incontro con il Signore, alla fine della nostra vita. Non più lampade da tenere accese, ma talenti da trafficare in un'apparente assenza del padrone, un suo ritardo. Ecco, non dobbiamo spaventarci, questi brani li troviamo nella scrittura non per atterrirci, pensiamo alle immagini infernali delle cattedrali medievali, ma per renderci consapevoli dell'importanza del nostro vivere bene, per saperci affidare a Dio quotidianamente. Ecco, allora abituiamoci ad attingere continuamente alla sua misericordia, al suo amore. Quello che conta, ci dice Gesù, non è tanto l'entità del guadagno e nemmeno quanto era alta la dote iniziale, ma è la fedeltà all'impegno ricevuto, la costanza nell'attesa, nel non tenere nascosto il dono ma nel metterlo in circolo. Ecco, soprattutto però al centro c'è la qualità della relazione con questo padrone, il modo in cui lo concepiamo e la posizione in cui ci mettiamo nei suoi confronti davanti a Lui. Allora ci dobbiamo chiedere, per noi il Signore è duro e ingiustamente esigente? Il talento che ci ha dato è roba sua, che è un peso quasi da scansare o da tenere nascosto? Oppure riconosciamo la fiducia che Egli ha riposto in noi, cioè accogliamo il compito che ci ha affidato e gustiamo quella libertà di fare il bene, di moltiplicare quello che abbiamo ricevuto. Allora, vivendo la nostra esistenza alla luce di Dio, cioè compiendo le sue opere, è possibile sentirlo sempre vicino, anche in questo tempo di attesa del suo ritorno. E così quell'inevitabile regolamento di conti che ci sarà alla fine diventerà per noi fonte di gioia e non un esame carico di tensione. Siamo nelle tenebre quando la nostra immagine di Dio è ferma a quella demoniaca di un Cronos che divora i suoi figli. Invece, dice Gesù a Nicodemo nel Vangelo di Giovanni, chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Gli fa poi eco Paolo, no? Nella prima lettera ai Tessalonicesi, quella che leggeremo come seconda lettura questa domenica, voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Voi tutti, infatti, siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo, dunque, come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobri. Cioè, lavoriamo, compiamo le opere della luce, mettiamo a frutto i nostri talenti. Ecco, con questa consapevolezza del vero volto di Dio, un padrone che ci ama soprattutto, ci auguriamo una buona domenica e ci affidiamo reciprocamente a quel padrone che non prova alcuna vergogna nel chiamarci ogni giorno suoi figli. Pace e bene.